che devo, non solo il valore delle parole, solo il tono con cui devo dire le cose. Quando il prete mi dice pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, ma di che sacrificio? Come faccio io a rispondere il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio? Ma di che sacrificio sto parlando? Ma posso prendere in giro Dio? Io non so che cosa è, mi aiuti a trovare un libro, mi aiuti a trovare, io non ce la faccio. Di cosa stiamo parlando? Non è un rito. Allora questo, dobbiamo scoprire che cosa è, che cosa sono, che cosa, le cose che io faccio. Tu perché tu entri alla messa, qual è il primo gesto che fa il prete quando si entra alla messa? Segno della croce, tu che dici? L'inchino, primo segno, gesto serio che fa. Bacio dell'altare, primo. E questo cosa già ti fa capire? Qual è l'ultimo gesto che fa il prete nella liturgia? Bacio dell'altare. Che cosa ci fa capire già? Che stiamo davanti a una relazione d'amore. Che i sacramenti sono un incontro d'amore. Sono un incontro nella tenerezza. E allora tu dici con chi? Per questo ti fai, dici il nome della Trinità, l'identità di Dio. Infatti subito dopo dici nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Voi credete in questo, no? Perché dite questo? Perché dite questo? E soprattutto, perché fate il segno della croce mentre lo dite? Che senso ha? Perché non dite nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, tre che sono uno solo? Una cosa così, per indicare che sono tre che sono uno solo, ma perché devi fare il segno? Dimmi tu! Per questo ci dobbiamo interrogare, perché lo faccio? È interessante questa cosa, perché io faccio il segno della croce? Perché? Perché? Perché noi che cosa diciamo? Noi che cosa diciamo? Che Dio è trino e uno. L'avete celebrato poco fa la Trinità. Ma che cos'è la Trinità? Dio che è trino e uno. Che cosa è? Che Dio è una relazione di tre persone che sono uno solo. Ma come fanno tre? Io sempre dico ai bambini. Come fa una mela, anche se questo non dovrebbe essere registrato, ma come fa una mela, una pera e una banana a essere uno solo? Che mi dice un bambino normale? Più o meno normale. Quelli che seguo io non sono tanto normali. Però dico, che cosa dovrebbe dire? Frullato, ma te lo dicono subito, frullato. Benissimo. Allora, come, che cosa è Dio? Un frullato? No. Che cosa è Dio? Un movimento. Un movimento perfetto e continuo di donazione totale. È infinita. È un continuo. Infatti la liturgia è un movimento. È un movimento tra cielo e terra, è un movimento continuo. Perché Dio è questa relazione perfetta che diventa unità. Questa relazione perfetta che diventa unità. Ma noi come abbiamo scoperto che Dio è questa relazione perfetta che diventa unità? Come abbiamo scoperto questo? Noi cosa diciamo i cristiani? Attraverso il suo figlio. Cioè il nome di Dio, l'identità di Dio, noi l'abbiamo sperimentata, o dico conosciuta, attraverso suo figlio che ce lo ha rivelato nella morte in croce. Perché morendo in croce ci ha mostrato che Dio è donazione perfetta continua. Dio è donazione perfetta e continua, è infinita verso di noi. Questo è Dio. Per questo tu ti fai il segno della croce. Perché quando dici l'identità di Dio, identità che tu hai trovato attraverso la croce, quel senso, quella risposta l'hai trovata grazie a che Lui è morto in croce per noi. Allora, e questo è il punto. Il punto è sapere che Dio è relazione. Dio si vuole manifestare, Dio è la risposta, l'ora di Cristo è quello che dà senso alla vita, ma allora che cosa sono i sacramenti? Me lo sapete dire voi? Se noi i sacramenti sono presenza di Dio. Dio ha voluto tanto così tanto all'uomo, ha voluto così tanto bene all'uomo, che ha voluto rimanere in mezzo a noi attraverso la sua presenza, attraverso i sacramenti. Allora i sacramenti che cosa sono? Sono presenza di Dio. E questo come ve lo spiego? Allora, se Dio è relazione, tutti i sacramenti sono entrare nella relazione di Dio. Cioè, quando tu entri nell'Eucaristia, tu entri in un evento, pensate, questo tappeto è l'Eucaristia. Non è che tu celebri l'Eucaristia 100, 200, 300 volte, no. Tu entri nell'evento dell'Eucaristia 100, 200, 300. Ma l'Eucaristia rimane sempre l'unico evento. Perché? Perché l'Eucaristia è una e tu puoi entrare e uscire, ma l'Eucaristia rimane una. Perché? Perché noi crediamo che l'Eucaristia sia presenza del risorto.
Se l'Eucaristia è presenza del risorto, e Cristo, noi diciamo che ha vinto sulla morte, sul tempo e su qualsiasi tipo di limite spaziale e temporale, allora noi diciamo che se Cristo è presente, è un evento, se vogliamo chiamarlo evento, i sacramenti sono degli eventi nel quale, se il Cristo è presente ed è risorto, lì non esiste alcun tipo di limite. Se non esiste alcun tipo di limite, quando io entro nei sacramenti è come se io entrasse in un'altra dimensione. Io lo dico ai bambini, sapete quando c'è tipo il supersonici che si passa da una dimensione all'altra e stanno tutti qua, andiamo nel... e tutti passano, siamo passati in un'altra dimensione. Bene, i sacramenti è passare all'altra dimensione. Entrare nei sacramenti, entrare nella presenza del risorto, entrare in una dimensione senza spazio, senza tempo, senza limiti. A volte andiamo all'Eucaristia e stiamo giù, non ci dice niente la parola, ma usciamo meglio e non sappiamo perché. Perché abbiamo partecipato all'evento senza limiti, al di là della nostra fede e conoscenza. Comunque già di per sé è guarigione, infatti noi diciamo che già l'Eucaristia è perdono. E il poter essere lì già è un segno di misericordia, già è perdono. Già è pazienza perché ti sta facendo entrare nella sua presenza. E così tutti i sacramenti. Tutti i sacramenti sono incontro col risorto. Ma perché? Perché il Signore sa che l'unico modo che hai tu e che ho io per trovare la vita è incontrarci con la vita, in una relazione profonda con Lui. Per questo il Signore ci chiama a vivere i sacramenti. Però noi dobbiamo parlare del sacramento del matrimonio. Prima che questi bambini, poverini... Noi dobbiamo parlare del sacramento del matrimonio, no? Allora, io vi ho fatto, adesso, fino adesso vi ho parlato un pochino, ho fatto un'introduzione e vi ho parlato dei sacramenti in generale. Adesso vi parliamo un pochino del sacramento del matrimonio. Qual è uno dei primi problemi del sacramento del matrimonio? No, non rispondete, per favore. Allora, uno dei primi problemi del sacramento del matrimonio qual è? Che noi lo possiamo confondere con ciò che è il matrimonio naturale, anche se non si può fare una distinzione così vera e propria tra matrimonio naturale, però il matrimonio di per sé, l'unione tra l'uomo e la donna, è un qualcosa che è insito, che è naturale, per costituire una famiglia, questa è una cosa naturale. Tutti gli altri sacramenti non sono naturali, sono fondati su una ritualità che in questo momento storico e nel modo in cui noi la facciamo, ma non ha nulla di naturale, cioè che tutte le persone si alzino in una struttura così quadrata, si alzino, facciano dei segni così, e poi che vanno in fila a mangiare una ostia così, non è una cosa naturale, non c'è nulla di naturalità. Quello è una cosa, è una ritualità, ma non è naturale. Naturale, tu ti confessi, vai con un prete, ti metti dietro la grata, ti confessi. Sì, stai facendo una chiacchierata, ma non è una cosa proprio naturale. Naturale è il matrimonio, cioè una cosa è naturale, che non ha bisogno di essere cristiani, l'unione tra l'uomo e la donna per costituire una famiglia. Il problema, io penso, anche se non sono nessuno per dirlo, però penso che una delle difficoltà più grandi che vive il matrimonio è proprio quella, che è basato su un qualcosa che è naturale, e noi abbiamo il limite, abbiamo un rischio grandissimo di confonderlo con la sua naturalità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi molte volte abbiamo il rischio di perdere di vista che cosa è il sacramento e viverlo come un matrimonio vero e proprio, cioè come un matrimonio tra un uomo e la donna per la famiglia. Per esempio, nel matrimonio, qual è il centro? Nel matrimonio, diciamo, naturale, qual è il centro? Il centro è la famiglia, e nella famiglia i figli occupano uno spazio molto importante. Nel sacramento, invece, qual è la cosa più importante? La scelta. La scelta che si è fatta, cioè non è il centro i figli, il centro è la scelta, e questo è molto importante, perché è tornare alla scelta il punto è comprendere che cosa è quella scelta, perché nel matrimonio cristiano noi crediamo che è una scelta di fede, cioè una scelta che io faccio con l'altro per vedere se è vero le parole di Adamo, questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Se è vero quello che dice Adamo, è che io con lei posso vedere se è possibile trovare una risposta. È una scelta di fede che io faccio con l'altro. È una scelta che io faccio per vedere, intravedere Dio. Ma questa vissuta dentro di quello che vi dicevo prima, del sacramento. Perché è una scelta fatta nella fede per vedere Dio, ma nella quale Dio si rivela. Nella quale Dio si rivela e Dio si manifesta attraverso quella via, nella conoscenza dell'altro. Allora vi spiego una cosa veloce, torniamo ai sacramenti un attimo.
uomini, dopo che tu hai fatto il segno della croce, anche tu l'hai fatto, dopo che cosa si fa? Cosa fa il sacerdote? Per la messa. Ma anche tutti i sacramenti lo hanno un po'. Che cosa fa il sacerdote? L'atto penitenziale. Ok? L'atto penitenziale che cos'è? È molto importante l'atto penitenziale. Che cos'è l'atto penitenziale? Dire, oh Dio, non sono degno di questa messa, io sono un peccatore. No, non è solo quello. È anche quello, ma non è solo quello. Che cos'è l'atto penitenziale? E l'atto penitenziale è una cosa profondissima. Perché è un momento nel quale io mi fermo e mi chiedo dove sto andando. Cioè, voi state andando a celebrare, per esempio, se tu andassi al cinema, no? Tu vai al cinema. Normalmente che cosa fai? Tu guardi in internet che film stanno facendo, gli orari,